gracias. Of our Lord Jesus Christ is enough for us. His grace is sufficient for us. That is what the music is saying. We adore the Holy Eucharist because the Holy Eucharist is Jesus, and Jesus is the Holy Eucharist. He is worthy to be adored and glorified. Many people visit various places of Marian apparition, various places where there are miracles, but the highest miracle is the miracle of the Holy Eucharist. Jesus himself being present in the form of bread and wine. If people believe that the Holy Eucharist is Jesus, everybody will be running to the chapel, the Perpetual Adoration Chapel, to adore our Lord Jesus Christ. In today's Gospel, Jesus healed the blind man. And we pray that our spiritual blindness will be healed today, because the worst form of blindness is the spiritual blindness. One, not acknowledging the presence of God beside him. Let us adore the Lord of Lords.
Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Il Signore sia con voi e con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Marco. Gloria a te, Signore. Marco capitolo 8, versetto 22 a 26. In quel tempo, Gesù e i suoi discepoli giunsero a Betsaida. E li condussero un cieco, pregandolo di toccarlo. Allora prese il cieco per mano, lo condusse fuori dal villaggio e dopo avergli messo della saliva sugli occhi, gli impose le mani e gli chiese: vedi qualcosa? Quello, alzando gli occhi, diceva: vedo la gente, perché vedo come degli alberi che camminano. Allora gli impose di nuovo le mani sugli occhi ed egli ci vide chiaramente. Fu guarito e da lontano vedeva distintamente ogni cosa e lo rimandò a casa sua dicendo: non entrare nemmeno nel villaggio. Parola del Signore, lodate o Cristo. La peggiore cecità
e la cecità spirituale. Vieni a Gesù oggi. Lui guarirà la tua cecità, come guarì il cieco nel Vangelo di oggi, secondo Marco, capitolo 8, versetto 22 a 26. The worst blindness is the spiritual blindness. Come to Jesus today. He will heal your blindness as he healed the blind man in today's gospel, according to Mark chapter 8, from verse 22 to 26. Isi kachasi isi buisime mwa. Biakute Jesu ta. Oga agwa gi isi. Kwa ogworo onye isi. N'ozi oma nke ta dika Mark si dee ya. Signore Gesù Cristo, siamo davanti a te per adorarti. Tu sei Dio misericordioso, Dio fedele, il pane di vita, la luce del mondo, il leone delle tribù di Giudea. Aiutaci per adorarti bene. Aiutaci, Signore, siamo deboli. Dacci la tua grazia per seguirti quotidiano. Signore, guarisci la nostra cecità spirituale. Aiutaci per vedere tu nel sacramento dell'Eucaristia. Aiutaci, Signore, senza la tua grazia, aiuto dello Santo Spirito, noi non possiamo vederti. Aiutaci, Signore, per avere fede nella tua potenza. Aiutaci, Signore, per avere la grazia per credere più in te, per avere confido in te. Signore, aiutaci, Signore, per credere nella tua presenza. Aiutaci, Signore, per credere nella nostra preghiera, intercessione. Aiutaci, Signore, per avere la libertà di seguirti. Dacci la tua pace di vita. Dacci la tua gioia, che è uno dei doni del Santo Spirito. Signore Gesù Cristo, abbi pietà di noi. Abbi pietà di noi, Signore, abbi pietà di noi. Abbi pietà di noi, Signore. Abbi pietà di noi, o Signore,
abbiamo peccato. Abbi pietà di noi. Abbiamo peccato. Abbi pietà di noi. Gesù me rena liberi. Chiediamo il perdono del Signore con Salmo 32. Beato uomo a cui è tolta la colpa e coperto il peccato. Beato l'uomo a cui Dio non imputa il delitto.
che confida nel Signore. Rallegratevi nel Signore ed esultate, o giusti. Voi tutti lieti di cuore, gridate di gioia. A questo momento invochiamo il Santissimo Nome di Gesù. Jesus.
Rendiamo grazie a te, Signore. Per la tua benevolenza. Per la tua misericordia. Rendiamo grazie a te, Signore. Che tutto che hai fatto per noi, ti ringraziamo. Ti adoriamo, ti glorifichiamo, Signore. Cantiamo. Grazie, Gesù. Grazie, Gesù. Grazie. Preghiamo, Padre nostro, Ave Maria e Gloria Padre, per l'intenzione della Chiesa. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimettiamo ai nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
Siamo tanti ringraziati